In sala stampa, nel post partita di Mazzara Aspra terminata 0-1, siamo con mister Giancarlo Ferrara per analizzare la gara. Mister, voi siete riusciti ad andare in vantaggio, per venire a questo vantaggio, ecco, e poi avete, diciamo, adottato anche, ovviamente per voi erano importantissimi 3 punti e siete stati messi nelle condizioni migliori, ecco, agivate in contropiede, ecco, l'aveva preparata così questa partita. Allora, in mezzo a tutto quello che hai detto tu, giustamente, abbiamo avuto la fortuna e la bravura di passare in vantaggio e forse abbiamo peccato nel non chiuderla nel primo tempo con quelle 3-4 occasioni che abbiamo avuto a tu per tu per chiuderla, veramente magari stoppare la foga e la veemenza magari del Mazzara del secondo tempo, che giustamente le ha provate tutte per recuperare la palla. È stato un peccato perché ho detto ai ragazzi che abbiamo fatto una grande partita, però queste partite vanno chiuse prima perché se no si soffre fino alla fine e non puoi mai capire che può succedere qualcosa di particolare, un palo, qualcosa, magari pareggi una partita che secondo me abbiamo vinto meritatamente. Ecco, il Mazzara ha avuto quell'occasione con quel gol che poi è stato annullato. Ecco, lei ha visto l'azione. Ero messo male, però mi è sembrato che il loro giocatore era andato un po' sul primo cross, che poi non c'è stato, e poi è tornato un attimo indietro. Però, Questa è sinceramente, l'impressione che ha, lei. potrei dire di non averla vista, anzi, non l'ho vista proprio. Mister, diceva, potevate chiudere la partita, effettivamente c'è stata soprattutto un'occasione ghiottissima nel primo tempo con Giglio che forse lì ha peccato di sufficienza nel calciare. Una con Giglio, una con Bonanno alla fine del primo tempo al 45esimo, quelle sono occasioni che dobbiamo mettere dentro per, ripeto, per chiudere la partita e per gestire la partita nel migliore dei modi nel secondo tempo. Invece ci siamo un attimo complicati la vita, però anche nel secondo tempo la squadra c'è stata, è stata in campo, ha combattuto, non era facile perché il Mazzara si buttava avanti con 5-6 persone e quindi devo fare i complimenti perché veramente oggi la squadra ha fatto quello che come detto tu poco fa avevamo preparato. Ecco, mister, era una gara, possiamo dire, crocevia della stagione, perché era un vero e proprio spareggio per la zona non calda ma bollente della classifica. Avete strappato via il bottino pieno a Mazzara, state trovando anche una continuità di risultati importante per quella zona della classifica. Ma credo che nel 2024, da quando è venuto l'anno nuovo, questa squadra si è un attimo ricompattata bene, l'abbiamo sistemata con 3-4 acquisti e ce la stiamo giocando un po' con tutte. Adesso abbiamo trovato anche continuità di risultato con 4 pareggi e 2 vittorie e dobbiamo continuare perché anche le altre corrono, abbiamo visto i risultati, ha vinto Accademia, ha vinto la Folgore, ha vinto anche il Fulgatore, quindi c'è da lottare fino alla fine. Ecco, quanto ha pesato anche il mercato invernale in termini di inserimento di esperienza in un gruppo che poi l'abbiamo visto in campo, oggi giocavate con 5 under dall'inizio? Effettivamente la mia squadra è giovane, oggi mancavamo di Nicosia, di Fuschi, Priola. di Priola, c'avevo Tarantino, c'avevo 4 titolari in panchina che erano in panchina solo per figura, capito? Quindi un doppio applauso perché chi l'ha sostituito, che poi da me non esistono né titolari né panchinari, un grosso applauso come ho detto perché veramente è stata una partita tirata fino alla fine e la mia squadra è stata presente in campo fino alla fine. Questo è veramente un tanto, tanto per me, perché stiamo lavorando tanto, siamo ripartiti con nuovi acquisti, abbiamo sofferto un pochino, gli inserimenti dei nuovi non sono stati subito, voglio dire, istantanei, quindi abbiamo aspettato, siamo cresciuti, stiamo crescendo, vogliamo finire meglio possibile, anche perché, voglio dire, ormai siamo in questa bagarre e la vogliamo giocare fino alla fine. Ecco, un'ultima per me, cosa vi hanno dato in più quegli innesti mirati, ruolo per ruolo, e soprattutto cosa hanno dato in più in termini di esperienza a un gruppo giovane? Ma abbiamo preso, voglio dire, Lamin dietro e Giuffrida, Lamin scusa in porta e Giuffrida dietro. Sicuramente loro due stanno dando tanto di quell'esperienza. Poi il resto è tutto giovane, voglio dire, perché anche Sané c'ha 22 anni, quello ce n'ha 20, voglio dire. Abbiamo visto anche la distinta, 5 giovani, voglio dire. È un gruppo che sta crescendo, cresce bene, abbiamo anche la fortuna di fare il risultato e che ci permette di lavorare anche meglio e stiamo andando avanti per la nostra strada. Non stiamo guardando nessuno, cioè i risultati sì li guardiamo, però quando diciamo, sono entrato come primo allenatore ho detto ai ragazzi è inutile guardare la classifica adesso, eravamo ultimi staccati col Mazzara veramente in fondo, è inutile guardare la classifica adesso. Pensiamo partita per partita, giochiamoci partita per partita e dopo vediamo dove possiamo arrivare.